Davide di Audio Costruzioni. Oggi voglio farvi vedere un bel giradischi, Luxpan PD300. Scusate se sono vestito male, ma oggi avevo proprio voglia di fare il video perché è un giradischi abbastanza particolare con la pompa di aspirazione e volevo avere l'occasione di spiegarvelo, diciamo, bene, no? Beh, giradischi di fascia alta, pesante, ok? In questo caso monta un braccio Audio-Technica e una testina dell'Audio-Technica e, come dicevo, ha una particolarità molto molto importante. Ha il, diciamo, la pompa aspiratrice e fa il vuoto. Vedete questo manovella qua, diciamo così, e questa lampadina qua che ci dice che il vuoto è stato fatto e il disco è attaccato. Adesso io faccio vedere una cosa. Ecco, qua sotto troviamo l'interruttore. Ok, vedete adesso il disco è mollo. Ok, io lo metto dentro, accendo. Ok, e poi dopo così, poi faccio il vuoto così. Vedete che io tiro, ma il disco praticamente è bello lì, spiattellato, quasi, incollato praticamente al piano. E ci fa la superficie bella bella pari. Ora vi voglio far vedere una cosa. Ok? Così. Guardate l'effetto di questo disco, non so se da lì lontano si riesce a vedere, speriamo di sì. Qua io lo faccio girare e vedete che è leggermente barrato. Faccio il vuoto e no, questo vuoto non l'ho preso bene, un attimino solo, devo schiacciarlo giù bene. Ecco, guardate voi il disco adesso com'è, bello pari. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Questo è come gira adesso. Guardate come lavora bene. Ok, la testina. Ora lo mollo. Guardate così. E guardatelo adesso che fa